Bentornati, pace e bene. Oggi è il 6 dicembre e noi ricordiamo San Nicola di Bari. Ascoltiamo. Nicola nacque probabilmente a Patara di Licia, in Asia Minore, l'attuale Turchia, tra il 260 e il 280. Fu cresciuto cristianamente, ma perse prematuramente i genitori a causa della peste. Divenne così erede di un ricco patrimonio che impiegò per aiutare i bisognosi. Si narra che Nicola, venuto a conoscenza di un ricco uomo decaduto che voleva avviare le sue tre figlie alla prostituzione perché non poteva degnamente trovarle marito, abbia preso una buona quantità di denaro, lo abbia avvolto in un panno e di notte l'abbia gettato nella casa dell'uomo, che così poté onestamente sposare le figlie. In seguito lasciò la sua città natale e si trasferì a Mira, dove venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita, venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo. Un'altra leggenda narra che Nicola, già vescovo, resuscitò tre bambini che un macellaio malvagio aveva ucciso e messo sotto sale per venderne la carne. Anche per questo episodio, San Nicola è venerato come protettore dei bambini. Imprigionato ed esiliato nel 305 da Diocleziano, fu poi liberato da Costantino nel 313 e riprese l'attività apostolica. Durante il concilio di Nicea condannò duramente l'arianesimo, difendendo la verità cattolica, ma la leggenda ci tramanda che, in un momento di impeto, prese a schiaffi Ario. Nicola si occupò anche del bene dei suoi concittadini, ottenne dei rifornimenti durante una carestia e ottenne la riduzione delle imposte dall'imperatore. Morì a Mira il 6 dicembre, presumibilmente nell'anno 343, forse nel monastero di Sion, e il suo culto si diffuse ampiamente in Oriente, a Roma e nell'Italia meridionale. Le sue spoglie furono conservate con grande devozione di popolo nella cattedrale di Mira fino al 1087. Quando Mira cadde in mano musulmana, Bari, al tempo di dominio bizantino, e Venezia, che erano dirette rivali nei traffici marittimi con l'Oriente, entrarono in competizione per il trafugamento in Occidente delle reliquie del santo. Una spedizione barese di 62 marinai raggiunse Mira e si impadronì delle spoglie di Nicola che giunsero a Bari il 9 maggio 1087. Nicola di Mira diventa così Nicola di Bari. Dopo la collocazione provvisoria in una chiesa cittadina, il 29 settembre 1089, le spoglie di Nicola trovano sistemazione definitiva nella cripta già pronta della basilica innalzata in suo onore. San Nicola è una figura molto, molto venerata che ci porta anche in comunione con i nostri fratelli ortodossi. La sua particolarità è che il tanto famoso Babbo Natale è ispirato in pratica alla sua vita, alla sua biografia, e dobbiamo ricercare nella sua storia alcune situazioni che lo legano in particolare alla protezione dei bambini e anche alle donne in età da marito. Quest'ultimo in particolare sono tre ragazze che lui conobbe e facevano parte di una famiglia nobile che però aveva perso la ricchezza. Allora il padre, pur di non cadere in miseria, non poteva far sposare queste tre ragazze perché non aveva dote e allora aveva pensato di farle prostituire per così ricavare un po' di denaro e permettersi di vivere una vita più agiata, appunto da nobile. E San Nicola, venuto a conoscenza di questo, non si espone in prima persona, ma dona queste tre palle d'oro che sono, ecco, ricordate anche nella sua iconografia, facendole scivolare dalla finestra. Ecco qui l'idea dei doni che entrano dai caminetti o dalle finestre. E grazie a questa ricchezza così donata, queste ragazze hanno potuto avere la loro dote e quindi essere prese in spose, salvandosi da un futuro di prostituzione e quindi di tristezza e di svendita di loro stesse. Vogliamo quindi oggi avere la capacità di intercettare nella vita delle persone la necessità di poter essere utili da parte nostra, poter fare un dono. Una loro necessità è un'occasione per noi di riuscire a fare un dono, così nel silenzio. Forse questa è una chiave di lettura di un Babbo Natale molto molto più efficace rispetto a quello che insegniamo anche ai più piccoli, ma un Babbo Natale che sa guardare le esigenze profonde dei cuori delle persone, sa intuire
le tragedie e poi nel silenzio assoluto riesce a fare un regalo veramente importante, salvando le persone dal male. Per questo chiediamo l'intercessione di San Nicola e lo preghiamo. San Nicola di Bari, prega per noi.